Barbara Alberti ritorna a una voce sola e ci presenta una interessantissima galleria di personaggi e di amori. Che ritratto esce dell'amore da questo suo libro, La Guardiana del Faro? Che ritratto? Oggi secondo me si parla troppo d'amore, più se ne parla e meno si fa. Io tutte quelle cose, ti amo sui muri, e questa estroflessione dell'amore. L'amore ha una sua forza, che è il segreto. Quando ti confidi con un'amica e racconti del tuo amato, lo hai già tradito, perché in quel momento ti interessa più, cioè la confidente, non esiste, non si può raccontare un amore. Oriana Salvucci, la direttrice artistica e l'ideatrice della rassegna Non a Voce Sola, arriva questa sera a San Benedetto e intavola un discorso sull'amore con Barbara Alberti. Com'è andata? È andata benissimo, ringrazio la città di San Benedetto, l'assessorato alla cultura Margherita Sorge che ci ha accolto con grande entusiasmo, e Barbara è stata come sempre provocatoria, pirotecnica, sghemba, obliqua, a volte scomoda, ha toccato tanti argomenti in maniera provocatoria. E io penso che comunque la finalità diciamo di questa rassegna sia in primis suscitare delle domande più che dare delle risposte, e sicuramente favorire quello che è un dialogo diciamo in senso più ampio sull'amore, ma soprattutto sull'amore di sé. Siamo con Roberta De Falco, questa sera Non a Voce Sola, che ci presenta Nessuno è Innocente, il suo primo libro giallo, è assolutamente un giallo, la cui una delle protagoniste è questa ispettrice Elettra Morin, dunque un personaggio femminile all'interno di un giallo. È dunque possibile che il giallo sia declinato al femminile? Sì, è sicuramente possibile. E anche la ricchezza, secondo me, la ricchezza umana che dà una donna investigatrice rispetto all'umano. Lei è in polemica col suo datore di lavoro, che è un commissario che si arrenderebbe subito alla prima evidenza perché è stanco e stufo, invece lei è abituata a vedere sempre la cosa in più, è uno sguardo in più che ha la donna. Dunque sicuramente lei poi diventerà, nelle altre serie, negli altri libri, diventerà lei commissario, dunque avrà un'evoluzione. Ecco, quindi la donna riesce anche in certi casi ad uscire da questo ruolo di gregaria, diciamo così, magari bravissima, però non sempre detentrice del ruolo di facciata. Sì, difatti io ho fatto un percorso che da assistente passerà poi a protagonista nel corso degli altri libri, certo, perché è bello questa cosa della crescita e dell'affermazione, però attraverso il proprio talento, non attraverso un'ideologia della quota rosa. Proprio la persona che sa, può andare avanti, però lo fa secondo i suoi talenti. Claudia Priano interviene a Non è Voce Sola e presenta i suoi ultimi libri, Smettila di camminarmi addosso e anche Il cuore innanzitutto. E partiamo dal concetto di crepa. C'è una crepa a un certo punto nella vita di ognuno di noi e da lì si riparte. Sì, il libro inizia proprio con questa frase, tutto cominciò con una crepa. In realtà io credo che a volte le cose succedano proprio per farci vedere certe situazioni e molte situazioni in cui noi viviamo da un altro punto di vista. Ed è questo che succede ai protagonisti dell'ultimo romanzo. Succede a loro qualcosa che apparentemente sembra drammatico, molto negativo, ma poi in realtà darà una possibilità a loro di vedere la vita sotto in un altro modo e con altri occhi, e di scoprire un altro mondo. In un certo senso sembra un inno alla seconda possibilità. Ma noi abbiamo sempre possibilità, finché riusciamo, finché siamo in vita, noi abbiamo sempre una possibilità di cambiare il nostro atteggiamento, perché questa è la cosa importante. Purtroppo la vita non è mai facile per nessuno, perché gli eventi esterni e inattesi, come dire, sono sempre in agguato. L'importante è ovviamente l'atteggiamento con cui noi li accogliamo e che cosa ne facciamo di questi eventi. Non a Voce Sola prosegue il suo cammino e sbarca questa sera a Grotta a Mare. Ascoltiamo la direttrice artistica Oriana Salvucci che ci racconta di questa tappa.
Sono affezionata, diciamo, a questo posto che è meraviglioso. È meraviglioso come piccolo angolo di mondo, così inconsueto, a mio avviso, praticamente nella Riviera Marchigiana. Mi piace questo teatro, mi piace questo paesino arroccato, diciamo, sul monte. E per il resto praticamente diciamo abbiamo due ospiti meravigliose come Claudia Priano e come Roberta De Falco, e l'una con un libro sicuramente interessante, Smettila di camminarmi addosso, che è l'immagine corale di relazioni fra donne. Non credo sia il solito libro sulla violenza domestica. L'altra praticamente ha fatto un giallo, secondo me originale, un giallo in cui finalmente c'è un'ispettrice donna che privilegia i legami fra persone. Quindi siamo lontani dall'immagine del detective solo e solitario. E ringrazio l'amministrazione comunale per la corposa presenza. Interviene a Nona Voce Sola e presenta Il canto del mondo reale. È una indagine, diciamo, appassionata e a tutto tondo su un personaggio femminile molto importante nella storia della letteratura. Di chi si tratta? Beh, Virginia Woolf, che come tutte e tutti sappiamo è stata una grande scrittrice del Novecento, una grande innovatrice del romanzo, perché nel momento in cui tra 800 e 900 tutte le strutture romanzesche venivano rimesse in questione, lei assieme a Kafka, Joyce, a Proust, a Foster ha modificato radicalmente la struttura del romanzo. Non si poteva più raccontare una storia come nell'Ottocento, i personaggi quasi svaniscono, la lingua si modifica radicalmente, il tempo e lo spazio anche, e la Woolf è una grande interprete di questo, di questa rivoluzione, di questo mutamento. Devo aggiungere anche che, essendo una voce di donna, ha aperto nel Novecento una trasformazione fondamentale anche per la scrittura delle donne. Anna Rosa Buttarelli interviene in Una Voce Sola e ci presenta Sovrane, una discussione sul potere declinato però al femminile. Di che tipo di impresa si tratta? È il potere di chi non ricorre al potere così come lo intendiamo sempre nella vita quotidiana, ma ricorre un altro tipo di potere, quello dell'autorità, cioè quello della capacità e la sapienza di far sì che le cose del mondo vengano amate e vengano rispettate. Le donne nella storia non hanno mai ricorso al potere istituzionalizzato, hanno intrapreso quest'altra strada che è quella dell'autorità, e su quella strada hanno fondato la loro sovranità. E quindi il concetto di sovranità che io metto a punto nel libro è completamente differente da quello proposto dalla filosofia moderna alle forme istituzionali che poi preso la nostra democrazia. Siamo con Antonia Talamonti dell'Associazione Donne di Mondo di Civitanova Marche. Qual è il lavoro che questa vostra associazione fa sul territorio con le donne? E il lavoro che fa con le donne è promuovere la conoscenza del pensiero femminista. E stiamo lavorando sempre dal 2011 e abbiamo fatto diverse iniziative importanti che ci permette di raggiungere molte donne con questo pensiero positivo che vogliamo tirare fuori, insomma, ecco. E abbiamo fatto un'iniziativa sui diritti delle donne conquistati nel Novecento per far sapere anche alle giovani generazioni di donne che c'è stato un momento che il movimento femminista è stato rivoluzionario per quel che riguarda la conquista dei diritti.
Perciò noi stiamo lavorando molto per far conoscere la forza delle donne. Rosetta Martellini, presidente dei teatri di Civitanova, che accolgono quest'anno per la prima volta la rassegna Non a voce sola, però con due puntate, quindi una buona apertura. Come è andata? Beh, ecco, siamo arrivati alla seconda e ultima per quest'anno e mi sembra insomma che anche l'incontro di questa sera si sia confermato di altissimo livello. Le due intellettuali, scrittrici e così veramente hanno spaziato riportando però sempre il loro pensiero all'attualità e quindi sono insomma degli incontri che veramente sono dei momenti di riflessione per il nostro vivere di oggi. Oriana Salvucci, direttrice artistica della rassegna Non a voce sola, ci racconta questa seconda tappa civitanovese con Liliana Rampello e Anna Rosa Buttarelli. Com'è andata? Forse è stata una delle tappe più importanti di tutta la rassegna, con due pensatrici originali come Liliana Rampello e Anna Rosa Buttarelli. L'una ha fatto un libro su Virginia Woolf, una scrittrice che ha fondato diciamo, la sua vita sull'amore per l'esperienza quotidiana, sull'amore per l'esperienza in quanto tale, e dall'altra parte la Buttarelli che rifonda il senso della sovranità partendo dal femminile e partendo da due rimossi legati alla democrazia e al contratto sociale.